ragazze. Allora, mi vedete con lo stesso outfit dell'altra volta, semplicemente con un pochino più di trucco perché è lo stesso giorno in cui ho registrato il video della stesura fondo. Lo sto registrando nello stesso giorno, è per quello che vedete tutto uguale. Allora, vi voglio registrare il video che vi avevo promesso. Il video dove praticamente vi faccio vedere la mia collezione di palette. Ne ho preparate un po' qui sopra, intanto le comincio ad aprire mentre iniziamo a parlare. E ovviamente ve le farò vedere. Cercando di swatchare qualcosina, ovviamente non posso swatchare l'intera palette, né tantomeno posso swatcharle tutte completamente, ok? Quindi abbiate pazienza se vedrete magari pochi swatch, se vedrete, cercherò comunque di swatchare il più possibile, di farvele vedere e tutto nel migliore dei modi, però ecco, cercate di comprendere se magari, ecco, magari gli swatch saranno minimi. Oh, però ecco, non, più di tanto non è possibile. Dividerò il video in due parti, quindi questa volta vedrete alcune palette, la prossima volta vedrete altre palette. E quindi cominciamo. Questa volta ho preparato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 palette da farvi vedere e cominciamo subito. Ma prima, come sempre, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Mi raccomando, perché il supporto da parte vostra è tutto. Senza il vostro supporto, ragazzi, non si va da nessuna parte. Quindi, qui da nessuna parte. Quindi, mi raccomando, iscrivetevi al canale perché è gratuito e per me è tutto. Quindi, lasciate un like, mi raccomando, perché i like servono per farvi capire che i miei contenuti vi piacciono. Quindi mi raccomando, fatemi capire che ci siete e che quello che pubblico è. Dai! E soprattutto cliccate la campanella. La campanella serve per restare aggiornati su tutti i video che escono sul mio canale. E quindi vi arriva la notifica. È uscito un nuovo video di Michela Channel. Ok. Dopo questa breve intro possiamo iniziare. Allora, tutto quello che vedete in questo video sono palette che ho acquistato io, non me le ha acquistate nessuno, non me le ha regalate nessuno, nel senso non le aziende, eventualmente me le ha regalate qualcuno della famiglia o parenti, ma non aziende. Allora, partiamo da questa palette di Avon, Into the Sunset. Questa palette è molto carina, è la numero... Non c'è scritto nulla. E questi sono i colori. Molto bella, ragazzi, molto carina. Potrei quasi non sborciarvele per quanto si vede bene. Guardate che meraviglia. Questa è una palette che avevo acquistato io nel periodo che lavoravo con Avon e ogni tanto la utilizzo perché comunque ha dei colori molto molto carini, quindi mi piace. E poi abbiamo questa qui. Questa è una palette di, oddio, non mi viene il nome, Yonic. Una palette di Yonic. Molto carina anche lei. Si chiama la Monstruc Addict ed è un po' la palette quella, diciamo, dei miei colori, la palette un po' quella che io amo, i colori che piacciono a me. Eccola qua. Penso che chi ama i nude, questi colori qui, gli piacciono un bel po'. Guardate, ve ne swatcho giusto uno, due. Per farvi vedere, guardate, ecco qua. Cioè, no, vabbè,
Avete visto che pigmentazione? Quindi, cioè, sono comunque palette molto buone. Questa di Yonic è un po' vecchiotta, eh? Ha un po' di annetti. Però ci accontentiamo. Altra palette molto molto bella, molto molto, che secondo me bisogna riutilizzarla in qualche video, è questa qui, Goovy. Goovy è il brand di Michelin Hunziker. Anche questa dei colori molto belli. Ve la faccio vedere. Guardate. Guardate questo verde, che colori, che riflessi che ha. Vi faccio vedere anche questo blu. Scusate se mi metto le mani davanti agli occhi, ma cioè, non è semplice farvi vedere. Cioè, no, ragazzi, non si può. È veramente, veramente bella. E poi è molto pigmentata. E io direi che questa è una di quelle che bisogna provare a rifarci un look a breve. Attendete un attimo solo ed eccoci qua. Allora, poi andiamo avanti, vi faccio vedere due palette che ho utilizzato tantissimissimo quando stavo all'Accademia del Makeup. Sì, ho fatto l'Accademia del Makeup, ragazzi. Ho fatto la scuola, però sono passati tanti anni, ho perso un po' la mano, quindi abbiate pazienza se potremmo dire che non sembra che ho fatto la scuola e non ero neanche tra le più brave, quindi prendetela così, con filosofia, la cosa. Questa palette di Mesauda, anzi ne ho due di Mesauda, sono queste due. Queste due palette di Mesauda. E vi faccio vedere prima questa qui. Questa è una palette totalmente matte, tutta matte, di colori opachi. Eccola qui. Molto bello questo blu. Guardate, la scrivenza è buona, ragazzi, è molto molto buona. Anche questo nero. Aspettate che non vedo niente proprio. Ed è passato un po' di tempo, nonostante tutto, eh. Prendo questo verde, guardate, comunque sia, ragazzi, non sono palette di ieri, cioè voglio dire, è passato un po' di tempo da quando ho fatto la scuola, quindi considerate, sono vecchiotte. Questa è la scrivenza delle. Sì, non sono ancora totalmente, non sono proprio omogenei, omogenei. I colori sono un po' disomogenei, ma ripeto, non sono ombretti di ieri, ripeto, sono un po' vecchiotti, quindi si può comprendere il fatto che non siano totalmente totalmente omogenei, perché comunque sono vecchi, ok? Quindi è comprensibile la cosa. Quindi vi faccio vedere anche l'altra palette di Mesauda, è questa qui. Non so se si riesce a vedere, io qui ci avevo fatto una S che stava per shimmer, così le ritrovavo facilmente. Ecco qui, questa è anche un'altra palette molto carina. So, se vi interessa magari che ci faccio un video su queste palette, ci faccio un trucco. Guarda, ne swatcho giusto uno di colore, perché se no facciamo notte, ragazzi. Guardate, non so se si vede. Ah, prendo anche un po' di viola. Il viola non si vede molto, devo essere sincera. Ne prendo un altro. Questo è luce pura. Questo è proprio luce pura, ragazzi, è proprio bello.
Comunque, queste appunto sono le palette che utilizzavo per la scuola di make-up. Poi ho questa qui che conoscete ovviamente tutti perché è una palette recente, uscita da pochissimo, la Rend My Mind di Nabla. L'ho acquistata perché assolutamente la volevo provare, è una palette che assolutamente secondo me è da provare. Anche qui non ci ho fatto un trucco con questa palette, fatemi sapere se vi interessa provarla in un make-up, magari prossimamente. Eccola qui. Questa è la Rend My Mind di Nabla. E vediamo di swatchare due colori. Questo è il verde. Aspettate che ci siamo quasi. Questo è il rosa. Bello effetto bagnato, mi piace, ragazzi. Prendiamo un altro colore, prendiamo questo dorato. Wow, ragazzi, guardate. Wow, è quasi duochrome, fa due colori. So. Bella. Belli anche questi colori, bella bella bella. Questa palette è anche da provare in un make-up prossimamente. Voi ovviamente segnalatemi nei commenti quella che vi piace di più, quella che vi piace di meno, quella che magari comprereste, quella che no. Alcune sicuramente non le avevate mai viste nel mio YouTube perché sicuramente non ve le avevo mai fatte vedere, però in generale, voi segnalatemi tutto, fatemi sapere tutto come sempre. A me piace sapere, raccontatemi che colori utilizzate per truccarvi, raccontatemi tutto quello che vi va di dirmi, ok? Cerchiamo di chiacchierare un po' nei commenti, ok? I complimenti vanno benissimo, io vi ringrazio tantissimo, però mi raccomando, raccontatemi un po' anche di voi. Allora, adesso vi faccio vedere questa palettina di Nabla. Questa è una palettina vabbè, ma avete capito, di glitter. Questa non l'ho mai utilizzata e non l'ho mai utilizzata per un semplice motivo, ragazzi, perché sono convinta che per questi glitteroni così grandi c'è bisogno di una base in crema. E quindi tendo a evitarli. Però fondamentalmente sono molto belli, cioè non si può dire che non siano belli. Assolutamente, no? Ora arrivano due palette che sono due, diciamo che secondo me una è più bella dell'altra. Anche qui, secondo me vanno usate in due video dove magari ci trucchiamo e utilizziamo solo queste due palette, che sono le Cutie Palette di Nabla. Io adoro entrambe, tutte e due le palette, soprattutto quella blu, poi secondo me ha dei colori che vale la pena utilizzare e dedicargli un video proprio a lei solamente. Allora, partiamo da questa. Questa è, diciamo, appunto la mia preferita perché io amo i colori di questo genere. E che cos'è? È la palette, appunto, con questi tipi di colori. Molto bella, molto belli i colori. Ve ne swatcho due, uno normale, uno più brillante. Ragazzi, cosa devo dire? Cioè, non so cosa devo dire. Io non riesco mai, ragazzi, a farvi vedere i colori come vorrei perché sono impedita in questo, cioè sono letteralmente impedita. Ma o che non so fare gli swatch, ecco. Imparerò a farvi anche gli swatch, promesso, ragazzi. Promesso che imparerò a farvi gli swatch. Abbiate pazienza. Comunque, questi sono gli swatch della palette di Nabla, della Cutie Palette più precisamente.
poi abbiamo quella che vi dicevo essere un'altra molto bellina, la mia preferita, non tanto per i colori sugli occhi, quanto per i colori in generale, perché il mio colore preferito è il blu. E qui, cioè, ragazzi, ma cosa, di cosa stiamo parlando? Cioè, ne vogliamo parlare di questi due colori? Questo blu e quest'altro? No, forse voi non vi rendete conto che cosa sono questi due colori, ragazzi. Voi non ve ne rendete conto davvero. Cioè, ragazzi, ma cioè, non, io non so se rendo l'idea. Guardate. Cioè, per chi ama il blu, questi colori sono la fine del mondo, ragazzi. Io non so descriverli diversamente, cioè la fine del mondo, la fine del mondo, cioè. Guardate che roba, guardate che roba. Cioè, se amate il blu non potete non avere questa palette perché veramente sono qualcosa di spettacolare. Un attimo solo, torno subito. Ok, ci siamo. Altra palette molto bella e molto desiderata da parte mia, perlomeno, è questa qui. Huda Beauty. Penso che tutti conosciate Huda Beauty e soprattutto conosciate questa palette. Questa palette è la Rose Gold di Huda Beauty. Voi direte sicuramente, ma questa palette è vecchia, non è una nuova edizione, vero? Però io ho preso la versione remasterizzata, quindi quella che hanno rifatto ultimamente. Io l'ho amata sin dal primo momento che è uscita, ragazzi, cioè l'ho amata proprio follemente. Quando l'ho vista rifatta ho detto no, questa la devo prendere. Ecco, sbattuto contro il microfono di nuovo, scusatemi, ma come si fa a non amare una palette con questi colori? Voi me lo dovete spiegare. Cioè, me lo dovete spiegare. Cioè, se voi mi spiegate come si fa a non amarla, magari io... Io non ce la faccio, ragazzi, io non ce la faccio. Cioè, ma vi rendete conto che cos'è? Cioè, è qualcosa, no, di bello, di più. Allora, prendo due colori solo così per farvele vedere. Cioè, guardate questo rosa. Rosa, tra un rosa e un... Che non lo so neanche io che colore è, ragazzi. Cioè, veramente, eh. Guardate. Vi faccio vedere questo dorato. Cioè. Toh. Prendo un colore che è opaco. Cioè. Toh. Che vi devo dire, ragazzi? Cioè, come si fa? Come si fa? Io non ho parole per descrivere queste palette, sinceramente. Non ho letteralmente parole. Altra palette iconica è l'unica palette che ho di Chiara Ferragni. Allora, intanto una menzione al pack. Non sono un amante del rosa, né tantomeno del rosa brillantinato. Però, ragazzi, una menzione al pack bisogna farlo perché è davvero davvero carina, eh. È davvero davvero carina. E poi la palette in generale, tutti i colori che ha. Ragazzi, dai. È bella, eh. La cosa colori comunque non è affatto male. Vi faccio vedere in particolare il verde e il rosa, che sono due colori particolari di questa palette. Guardate questi due colori di Chiara Ferragni, ragazzi. Allora, vi stavo dicendo, li ritengo un po' secchini, soprattutto il verde. Soprattutto il verde, secondo me, è una formula un po' secchina. Però è anche vero che magari essendo glitterata, quindi essendo più glitter, forse è per quello che è un po', però, cioè, fondamentalmente. Vi faccio vedere anche un colore opaco e secondo me il colore opaco top di questa palette è questo qui, perché è un bel marrone scuro che ti permette comunque di dare
di fare delle ombre. Guardate che meraviglia. Ve lo metto qui, così lo vedete bene. Eccolo qui. Guardate, secondo me è un bel bel marrone, sì, assolutamente. E io sono di nuovo tutta sporca, ma voi ovviamente non ci fate caso, cioè qui quando si fanno gli swatch delle palette, queste cose qui, è fondamentalmente normale, nel senso se vi faccio vedere le palette e non vi swatcho qualcosa, che le faccio vedere a fare, voglio di no. Altra palettina che voi probabilmente non avete mai visto è questa qui. Questa è una palettina molto molto carina, è di Pupa, è la Good Vibes e credo che sia una delle ultime palette uscite, perlomeno a parte Pupa, io parlo di altri brand, dove troviamo praticamente un po' tutto, nel senso perché Chiara Ferragni fece la palette dove c'era un po' di tutto, ok? Però in generale questa è carina perché c'è praticamente ombretto. Aspettate un attimo se riesco a farvela vedere. Ombretto, c'è cioè poi dopo non mi viene il nome, scusatemi. Correttore, blush, poi ci sono rossetti e sia gloss, sia ma può essere che non mi vengono matte, sia shiny, quindi diciamo luminosi, ok? Quindi è una di quelle poche palette che ancora ha tutto quanto nella stessa palette. Ultimamente si tende a fare palette che diciamo hanno principalmente ombretti, non si fanno quasi più queste palette miste. Ed è molto carina, è molto carina. Io me la tengo perché comunque mi piace, anche se quelle palette un pochettino più, come si può dire, vecchiotte, non le utilizzo, cioè fondamentalmente è difficile che ci, almeno che non c'è qualche colore che proprio dici, oh che bello, spettacolare, allora sì, però se no in generale no. E poi l'ultima per questa giornata è questa qui, Side by Side, sempre di Nabla, penso che sia una palette conosciutissima, una palette che ormai è la nostra. Per chi ama i colori nude, penso che tutti ce l'hanno. Ed è questa qua. Eccola qui, nella sua bellezza. E niente, swatcho due colori solo per farvela vedere. E stavolta swatchiamo due opachi. Eccoli qua. Questa è una palette, diciamo, parliamo chiaro con i contro beep. Poi in generale, comunque, Nabla ha tutte palette comunque molto, molto valide. Niente, quindi questo era fondamentalmente il mio video sulle palette. Queste sono le mie prime 13. Penso che ci sarà una seconda parte. Facciamo una cosa, proviamo. Se questo video arriva a una cosa raggiungibile, considerando che siamo circa 70-80 iscritti, se questo arriva a video arriva a 50 like, faccio uscire la seconda parte. Va bene? Quindi se tutti vi mettete un like, io vi metto la seconda parte delle mie palette, perché fidatevi che ci sono palette che non conoscete. Inoltre vi chiedo se vi può interessare anche la parte delle palette, diciamo, d'antiquariato che ho, che sono, diciamo, le mie palette un po' quelle che tengo solo per collezione. Niente, sono arrivata a 28 minuti di registrazione, spero di tagliare qualcosina perché se no oggi facciamo un altro video da 30 minuti. Io vi ringrazio per aver visto il video fino a qui. Se avete visto il video fino a qui, commentate con hashtag dita sporche. E nulla, vi ricordo come sempre di seguirmi su Instagram e su Facebook.
Perché, come sapete ormai, sempre non voglio essere ripetitiva, però i miei annunci ve li do sempre su Instagram e su Facebook. Quindi, do quando escono i video, gli orari e tutto. Quindi, vi do tutto, tutto, tutti gli aggiornamenti li avete lì. Quindi, mi raccomando, seguitemi e magari poi se vedo che siete attivi, commentate. Ogni tanto metto anche qualche sondaggino, ma. Non siete molto attivi, eh? E quindi niente, va bene. Io a questo punto ho finito di chiacchierare, anche perché la mia luce mi sta abbandonando. E quindi vi mando un bacione grande, grande. Vi ringrazio di tutto, davvero di tutto. Grazie mille. E ci vediamo presto con il nuovo video. Ciao!